Ok ragazzi, bentornati in Minecraft. Intanto facciamo un po' di legna, ma mamma mia com'è bello. Siamo tornati in questa nuova serie. Spero che duri a lungo, ragazzi. Vediamo un po'. Spawnati. La bonus chest. C'è un bel po' di roba, sia acchiappa. E poi ragazzi, si viaggia in questa serie, si viaggerà molto. Costruiremo molte cose, tutte le faremo possibili e immaginabili. Bello la trick up theater. Mamma mia, quanto mi mancava. Intanto prendiamo ancora un po' di legna, ma... vediamo un po'. Non c'abbiamo una spada. Vieni qui, pecore. E dai, fatti picchiare, su. Oh, già, è vero che ora danno anche la carne. Bella pecorina. Vieni qui. Ti acchiappiamo in un'altra per fare il letto. Tutte le altre serie. Accidenti, è finita. Tutte le altre serie andranno avanti tranquillamente. Fatemi sapere se volete più serie contemporaneamente. Sarà un po' difficile per me perché vuol dire registrare il doppio, ma va bene così, va bene così. Per voi questo è altro, ragazzuoli. Intanto vediamo se c'è un buchetto, un qualche cosa. Guardate dove siamo spawnati. Bene, bene, bene. Prendiamo la carne dal barbabietola. Scusate ragazzi, ma non mi sono ancora ripreso del tutto dal Covid, maledetto. Quindi sono ancora un po' acciaccato. Madonna che spavento, brutta schifosa. Pecorina schifosa. Hai fatto cagare addosso. Ci sono vari materiali, vabbè, ci si butta. Ci si butta. Se non mi incastrano nelle foglie, forse ci si butta. Ragazzi, lo faccio. Tuffo squalo! Oh, 360. I believe I can fly. Ma tu che c'è qui? C'è un parecchia roba. Intanto prendiamo un po' di pietra, va? Mi si è già rotto i picconi. Vabbè. Dicevo, non possiamo costruirci una casa subito. Com'è la... Ecco la crafting. Ma non mi ricordo più il crafting di base, ragazzi. Scusate. Ok. Allora, io farei... un altro piccazzo. Anzi, due piccazzi. Piccone e piccone. E in più una spada per eventuali nemici. Ma sì, facciamoci anche un'ascia. L'ascia com'era? Se non sbaglio così. Vai, grande. Abbiamo già fatto un upgrade. Ai nostri materiali. Ferro, ferro, ferro. Acchiappiamolo subito. So che sono un po' noiosi questi video qua, dove vai in caverna e scavi, però bisogna farlo, ragazzi, perché se no tante cose non si vedono, si perdono, tanti spaventi.
qui c'è un sacco di ferro, me lo acchiapperei tutto. Vediamo un po' cosa c'è qui dentro. Torcia alla mano, perché non si sa mai. No! Scheletro, scheletro, scheletro! Non c'è nemmeno l'ascia, la spada lì. Oh mamma mia, mi sembrava un maiale questo. Uff. So che io sono un testardo. Mo ci crepo, eh. Io lo lascio stare lì. Lo scheletro. Per ora non lo voglio. Chi è che mi ha colpito? Ah no, è questo qua. Però non ho voglia di affrontarlo. Ma mi sa che ci tocca. Per prendere altra roba. Izza tanta roba. Risaliamo su perché non ho voglia di affrontare ora come ora. Non tanto gli zombie, ma gli scheletri. Lasciamo stare gli scheletri. Che scemo ciò lascia. Prendiamo un bel po' di legna. Perché ci servirà. Ah, che spavento. Sembra un mob. Dai. Dovrebbe essere così, vero? Sì, il letto è così, il lettuccio. Dormiamo prima che spawni qualcuno. Qualche signore poco gradevole. E si riparte. Io direi quasi quasi. Non è che ci abbiamo più di tanta pietra, però. Di acchiapparci qualche albero della giungla. La workbench ce la portiamo via. Dai, su. Ma che sapling ci ha dato? Vediamo un po' quanto legno abbiamo. 38. Perfetto. Ci servono le fave di cacao. Io penso che. Vediamo un po' quanti siamo. E dai, su. C'era abbastanza legno. Due stack. Perfetto. Adesso però bisogna trovare le fave di cacao. Eccole lì. Raccogliamo queste fave di cacao. Così, ragazzi, almeno potremo farci una piantagione. Se avessi fortuna, si troverebbe anche il tempio della giungla, ma è un po' troppo per il primo capitolo, per il primo episodio. Vabbè, poi casomai torniamo a cercarlo. Cosa ne dite, eh? Mi acchiapperei un altro po' di roccia. Faremo tantissime costruzioni in cobblestone, ragazzi, io ve lo dico. Non so perché mi piaccia così tanto la cobblestone, eh? Ma boh, non lo so. Mi piace. Non so che dire, mi piace e basta. Mamma mia. Ma quanto legno che avevo buttato giù? Altro carbone. Qua c'è una caverna. Che c'è di bello qua? Carbone. Io mi acchiapperei questo carbone e poi andrei via da qui. Evitiamo sorprese. Lo ripeto, al momento non ho intenzione di affrontare i mob. Poi faremo anche le fregaterie, ragazzi. Con calma, con calma. Oh, Madonna. No, non mi fido di questa caverna. Via, 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 via. No, sta scendendo la notte.
porca miseria, quanta roba c'è qui. Allora, aspettate un attimo che faccio. C'ho un po' di legna, sì. No, pirletta, uè. Ne sono proprio un pirla. Ok. Così stiamo a posto. Ragazzi, questo sarà il nostro primo rifugio. Piazzichiamo le torce perché non mi fido. Faccio una specie di porta, vero? Ecco, finito la legna, maledizione. Oh, sento camminare, chi è? Chi è, chi è, chi è? E c'ho paura, weh! E c'ho molta paura, weh! Adesso dovremmo essere sicuro del cavolo. Continuiamo un po' a scavare qua. No, ho finito il piccazzo. Ah, meno male c'è un altro. Madonna, quanto carbone c'è, ragazzi. Noi però abbiamo bisogno anche di cobblestone, non li devo. Devo chiudere subito lì. Non mi fido. Madonna, guarda quanta roba c'è. Maledizione. Ragazzi, parlo poco anche perché ho continuato ad avere il mal di gola. Nonostante sia quasi uscito del tutto da sto beato Covid, ho un mal di gola allucinante. Veramente incriccato. Vabbè, sono cose della vita, come canterebbe qualcuno. Ma la vita poi dov'è? 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 Sharky il canterino, ah. Dai, continuiamo a prendere sto carbone. Chiudiamo sia in modo qua. Poi ragazzi, dal prossimo episodio faremo cose. Non so se andremo ancora. Prenderemo altri materiali, non lo so. So solo che questa serie dovrà durare il più a lungo possibile, senza troppe morti. Speriamo, speriamo. Senza che si bughi il mondo, perché se no mi incavolo. E che dirvi ragazzi? Io mi metto a fare nanna. Ora, libero questa zona qui e mi metto a fare nanni. E intanto io vi saluto. Mettiamo giù il letto. Dal buon Shark è tutto. Ciao a tutti, raga! Al prossimo episodio, ciao!